È stato presentato questa mattina a Pescara il nuovo bando sul microcredito Abruzzo, predisposte due diverse azioni per rispondere ad esigenze differenti. Prima modalità, le persone che vogliono dare vita a una nuova attività e che prendono una certa quota di risorse tra i 5 e i 25 mila euro, grosso modo i 30 mila euro diciamo, che gli vengono erogate tutte subito, senza garanzia. E poi debbono restituire in 68 mesi e i primi 8 di preammortamento, cioè incominciando a restituire al nono mese. È un'opportunità molto importante, ci sono 9 milioni di euro al servizio di questa attività e noi ci aspettiamo, come è già successo nella prima tranche, che alcune migliaia di persone ne usufruiranno e così potranno dare vita a una propria attività. Poi c'è un'altra tranche, quella di 6 milioni. Questa tranche si rivolge a quelle persone che già hanno soffrito della prima fase del microcredito e che a questo punto, quindi avendo restituito i soldi e quindi presumibilmente avendo dato vita a un'attività che consiste, no? Che esiste, vogliono sviluppare questa attività, la vogliono potenziare. In questo caso noi permettiamo che il 75% avvenga così, cioè con questi, diciamo, con questo prestito agevolato da restituire. C'è un 25% che va a fondo perduto, però per accedere al fondo perduto, cioè avere denaro che non devi restituire, ci vogliono due condizioni. Uno, avere una fideiussione naturalmente, e l'altra, assumere o stabilizzare un lavoratore dipendente. Dunque, i tempi di erogazione sono all'inizio, cioè non devi tu rendicontare e poi avere i soldi. I soldi quando sei ammesso, e l'ammissione naturalmente deve stare nei requisiti di ammissibilità, sono molto semplici. Se avviene tutto per PEC certificata, i bandi usciranno, cioè l'avviso verrà pubblicato martedì prossimo e i bandi ci sarà una fase di animazione in cui Abruzzo Sviluppo, che ringrazio molto per aver gestito bene questa operazione, farà varie assemblee nel territorio in modo che tutti possano conoscere. C'è un numero verde presso Abruzzo Sviluppo operativo in cui si può, diciamo, acquisire le informazioni necessarie e poi queste stesse persone potranno semplicemente con PEC certificata fare la richiesta, ammesse, erogato il finanziamento, tutto subito.